Le somme a mia disposizione si sono ridotte a meno di 600 euro mensili. Questa somma è diventata assolutamente incongrua con i bisogni di oggi. Ci sono questi aumenti incredibili per quanto riguarda le spese di mantenimento della casa ed anche alimentari. Paolo è un architetto di 73 anni, va in pensione nel 2013, ma per problemi contributivi inizia a percepirla 6 anni dopo, 6 anni duri per lui. Sono stato costretto a proseguire la mia attività lavorativa, la quale comunque non mi dava dei redditi elevati. Negli ultimi 3-4 anni l'attività è stata ridotta al minimo, se non addirittura a zero negli ultimi 2 anni. Senza pensione e senza lavoro, Paolo entra in una spirale di debiti e quando arriva la pensione, il giudice gliela fa pignorare. Questo è l'importo lordo della mia pensione mensile e questo è l'importo netto, fatte tutte le detrazioni, prima quelle fiscali e successivamente quelle dovute al pignoramento. 700 euro al mese vanno però alla ex moglie e ai figli. Quello che mi rimane a disposizione mensilmente per la mia vita quotidiana sono ben 525 euro. Sono 200.000 gli italiani cui è stata pignorata la pensione. Per Paolo è ancora più dura perché è separato e ha più uscite, ma per tutti la situazione è ormai fuori controllo. Noi nelle associazioni riceviamo tutti i giorni famiglie che non riescono a pagare la bolletta, piccole imprese che non riescono a stare dietro ai costi energetici dell'impresa e quindi tutto questo si trasformerà in debito. No, e quindi poi alla lunga si trasformerà in pignoramento della pensione, pignoramento dell'abitazione, esecuzione immobiliare e così via. Un emendamento al decreto aiuti bis ha alzato il limite di impignorabilità delle pensioni da 700 a 1000 euro. Una boccata d'aria, ma il problema resta. Negli ultimi tempi sono arrivate delle bollette, in particolare delle bollette per le forniture elettriche, veramente al di fuori dell'immaginario. Mi è arrivata una di ben 450 euro bimestrale. Lo stato di frustrazione e di delusione è assolutamente normale in queste condizioni. Non posso neanche comprare un paio di scarpe ai miei figli, perché no? Non ho i beni sufficienti per poterlo fare. Come si sente lei? Stanco.